Ragazze, che cosa hai in mente, Charlie? Ha detto che ha dato istruzioni a voi. Un po' sono preoccupata, se devo essere sincera. Charlie vuole solo organizzare un piccolo innocente Sì, scherzo. vuole riempire tutta la casa di carta igienica. Dovremmo iniziare, o non ce la faremo mai. Che cosa? Perché vuole fare una cosa del genere a zia Sky e Brian? Riempirgli la casa di carta igienica, poveri piccioncini. Passeranno la loro prima notte di nozze a togliere la carta igienica. Me l'avevo immaginata in modo diverso la prima notte di nozze. Beh, ogni tanto si usa a fare questi scherzi. Ma lì che cosa c'è? Che cosa? Questa è una lettera dalla mamma. Che cosa significa, Izzy? Che nonna Granny ha lasciato questa lettera a Sky. Devo leggerla. Potrebbe essere una lettera privata, non so se faresti bene a leggerla. Ah, è per Sky. Izzy, non puoi leggere una lettera privata. Ragazze, voi non dovete pensare alla carta igienica? Entrate, alla lettera ci penso io. Beh, d'accordo, tantomeno ne so di vostra nonna e meglio è per me. Forza, ups, diamoci da fare. Non mi fido di nonna Granny. Di sicuro vorrà rovinare questa giornata a Sky. Chiamerò Charlie, anche se so già che vorrà leggere questa lettera. Easy, allora è tutto pronto? Charlie, no! Ti chiamo perché abbiamo un problema serio. Izzy, non dirmi che non avete le chiavi perché le ho date ad Ops. Mi sono fatta fare una copia da Kevin, quindi non dirmi che Ops ha perso le chiavi! No, nessun problema. Ops e Flash sono entrate e staranno già riempiendo la casa di carta igienica. E a proposito, che idea pessima! Non pensi che i tesorucci amorucci avrebbero voluto fare dell'altro piuttosto che togliere la carta igienica? Easy, dai, è per movimentare un po' la situazione. Su, via, che cosa vuoi che facciano? Si annoierebbero senza questi scherzi. Comunque, che problema c'è se avete le chiavi? Non dirmi che non avete carta igienica. Ho riempito l'armadio nel bagno. È pieno di carta igienica. No, vuoi starmi a sentire? Il problema è nonna Granny. Nonna Granny è lì, non dirmi che è lì. Easy, scappa, chiama la polizia. No, non è qui. Ma ha lasciato una lettera per Sky. C'è scritto dalla mamma, ma la lettera è chiusa, è sigillata. Ecco, pensavo di leggerla. Non vorrei volesse rovinare la festa a zia Sky. Ma è ovvio che gliela vuole rovinare, nonna Granny. Ma se leggiamo quella lettera, poi zia Sky si arrabbierà con noi. È una lettera molto personale, è da parte di sua madre. Che cosa? Tu, Charlie, praticamente mi stai dicendo di farmi gli affari miei. Questa da te non me l'aspettavo? D'altronde non possiamo neanche rischiare che nonna Granny rovini la prima notte di nozze di zia Sky e Brian. Pace sei tu con la carta igienica, ci manca anche nonna Granny. Faremo così, Izzy. Quella lettera la terrai tu e domani la daremo a zia Sky. Così passerà la prima notte di nozze tranquilla. Faremo così, senza leggerla. D'accordo. Allora ci vediamo a casa, Charlie, e porto con me la lettera. Sì, perfetto, Izzy. È meglio non intromettersi troppo. D'accordo, capito. Senti, quanto ne avete ancora? Perché non so quanto ci vorrà riempire la casa di carta igienica. Non penso molto, anzi dovete sbrigarvi. Mamma e papà sono già tornati a casa perché la piccola Angel era stanca, doveva dormire. Alcuni invitati se ne sono già andati e... Beh, penso proprio che Sky e Brian stiano facendo il loro ultimo ballo. E poi arriveranno a casa, quindi datevi una mossa. D'accordo, Charlie. Ci vediamo a casa. Passo e chiudo. Passo e chiudo. Maritino amorino, che ne dici? Andiamo a casa. Beh, mi pare un'ottima idea, Sky. Salutiamo tutti. Beh, chi è rimasto? Ormai è tardi. Sì, si è fatto tardi. È proprio giunto il momento di salutare tutti i nostri amici. Beh, Ottimo lavoro, direi. Dammi il 5, Fresh. Sono scioccata dalle pessime idee di Charlie. Scappiamo prima che qualcuno ci veda e ci denunzi. Denunciarci? Beh, effettivamente magari pensano che siamo dei vandali. Non sanno che stiamo facendo uno scherzo. Ok, ora che siamo tutte qui in camera, proporrei una votazione. Che cosa hai in mente?
Perché invece non dormiamo? È piuttosto tardi e domani vorrei svegliarmi presto per visitare Parigi. Effettivamente dobbiamo sfruttare al meglio il tempo che rimarremo qui. Ragazzi, a me sembra ancora un sogno di avervi qui. Insomma, le amiche per sempre riunite. Grazie a zia Sky e Brian. Sì, anche se per poco, però è già qualcosa. E anzi, Cherry, volevo ringraziarti per ospitare anche mia madre. Ma stai scherzando? In questa casa ci sono tantissime stanze. È praticamente una reggia, quindi nessun problema. Ragazze, ritorniamo con i piedi per terra. Ritorniamo alla votazione. Chi vota a favore l'apertura della lettera alzi la mano. Io voto a favore. Non lo so, Easy. Io mi farei gli affari miei. In fondo è per tua zia Sky. Per vostra zia Sky. Sì, è una cosa di famiglia. Io preferirei astenermi. Ok, una contraria, una astenuta, una a favore, che sarei io. E tu, Charlie? Non deludermi, tu che ti fai sempre gli affari degli altri. Pensaci bene. Non vuoi conoscere il contenuto della lettera scritta da nonna Granny? Easy, questa volta, e credimi, mai avrei pensato di dirlo nella mia vita, ma ritengo sia giusto farci gli affari nostri. E l'unica cosa che possiamo fare è dare quella lettera domani a zia Sky. Le stiamo già tenendo nascoste troppe cose, come il rapimento di Aya, il ricatto di nonna Granny. Insomma, non voglio aggiungere altro alla lista delle cose che zia Sky può rinfacciarci. Ne è d'accordo. Avete vinto. Daremo domani la lettera a zia Sky e potremmo portare la colazione ai piccioncini. Anzi, perché no, domani sveglia alle 8. Passeremo in pasticceria, compreremo dei dolcetti, tutte cose appetitose per fare la colazione. E daremo la colazione a letto ai due piccioncini con tanto di lettera. E non ce ne andremo finché non l'avranno letta davanti a noi. Su quest'ultima parte forse avrei da dissentire. Comunque, ragazze, che ne dite? Dormiamo? È davvero tardi. Sì, è davvero tardi. Easy, domani penseremo a come far recapitare la lettera, dai. Ora pensiamo a dormire, è stata una giornata fantastica, ma lunga e faticosa. Certo, il viaggio non è stato lungo, ma è pur sempre un viaggio. D'accordo, buonanotte. Non ci credo, Brian! Cos'è successo qui? Perché la nostra casa è piena di carta igienica? Sky, io non ne ho idea. Ma è ricoperta di carta igienica, persino sul tetto! Come faremo a toglierla tutta? Spero non ci sia carta igienica anche in casa! Sky, non è che questo è uno scherzo fatto dalle tue splendide nipoti? Beh, caro maritino amorino, ora sono anche le tue nipoti. Siamo sposate, quindi sono diventate anche tue nipoti. E guarda che cosa hanno combinato! Domani mi sentiranno! Sky, sei buffissima quando ti arrabbi. Grazie! Ma sei anche bellissima. Beh, maritino amorino, che ne dici di entrare? Penseremo domani alla carta igienica. D'accordo, mia bellissima sposa. E nota la mia forza. Sto sollevando 3 persone ora. È vero, Brian. Non ci credo, guarda come hanno ridotto il soggiorno. Domani mi sentono. Sì, domani, Sky. Ora prendiamoci un po' di tempo per noi. Ma hanno riempito tutto di carta igienica! Come mai tutta la carta igienica è ancora qui? Non l'hanno ancora tolta! E ti stupisci, Charlie? Ieri sera avranno avuto cose più importanti da fare. Su, via! Hanno fatto bene Fresh e Dobbs a rimanere a casa. Si saranno di sicuro risparmiate. La ramanzina di zia Sky sarà infuriata per questa bravata. E oltretutto, chissà come reagirà dopo aver letto la lettera. Beh, sarà sicuramente addolcita dai croissant che le abbiamo comprato. Sono ancora caldi, appena sfornati, me li mangerei io stessa. Andiamo dai piccioncini. Qui è ancora tutto pieno di carta igienica, stai a vedere che fa pulire a noi. Ah, questo non avevo pensato, no! Maritino amorino, non credi sia giunto il momento di preparare la colazione alla tua mogliettina? Sì, certo, ora mi alzo. Buongiorno, sposini! Oh, zia Sky, sei in mutande! Eh?
cosa ci fate qui? A proposito, ragazze, chi ha riempito la nostra casa di carta igienica? Mi aspetto che ripuliate tutto. Sì, sì, certo. Comunque, per farci perdonare, vi abbiamo portato la colazione a letto. C'è tè caldo e croissant appena sfornati. Siete assolutamente perdonate. Croissant caldi appena sfornati. Zia, dovresti rifarti la conciatura. Sei alquanto spettinata, Bellatrone, ci sei appena svegliata. Comunque, c'è anche un'altra cosa che dobbiamo darti. Ed è questa, una lettera. Easy, mi avete scritto una lettera, che carine. No, veramente, da parte di nonna Granny, beh, tua madre. Che cosa? Ah, dov'è una maglia? Ah. Brian, mettiti questa e su. Effettivamente, cugino, o dovrei chiamarti zio, sono confusa, vabbè. Comunque, vestiti. D'accordo, ma siete entrate voi in camera nostra? Zia Sky, che cosa ha scritto nonna Granny? Beh, se vuoi renderci partecipi, zia Sky, in fondo è personale, easy. Ragazze, non ho segreti con voi. Perciò, leggiamo che cosa ha scritto quella pazza di mia madre. Oh, finalmente l'hai capito, zia Sky! Easy, vacci piano. Cara Sky, abbiamo avuto delle incomprensioni. Ti ho detto che non ti consideravo più mia figlia. Eppure non riesco a cancellarti dal mio cuore. Speravo di riuscire ad impedire questo matrimonio. Eppure ancora una volta hai dimostrato di tenere solo a te stessa. Ma che cosa sta dicendo? Ti avevo offerto di poter riabbracciare Aya in cambio dell'annullamento delle nozze. Quando è che me l'avrebbe offerto? Ma hai fatto la tua pessima scelta. Con la famiglia di Brian ti sei solo messa nei guai. Stai attenta. Baci la mamma. Ma Brian, cosa significa? Non guardare me, non ne ho idea. Zia Sky, ecco, ti abbiamo nascosto una cosa. Non è che te l'abbiamo proprio nascosto, è che pensavamo di dirtelo più avanti, finite le nozze, non volevamo rovinarti quella giornata, zia Sky, ti meritavi una bella giornata serena senza problemi. Ragazze, che cosa significa? Che cosa significa il discorso di Aya? Aya non era al matrimonio. E quando vi ho chiesto perché non fosse alla cerimonia, mi è stato risposto che Aya stava male. Che cosa è successo? Ecco, zia Sky, nonna Granny ha rapito Aya! Che cosa? Sì, zia Sky, ecco, nonna Granny ha chiamato papà, beh, Liam, insomma, prima delle nozze, la sera prima, gli ha offerto di impedire le nozze e in cambio ci avrebbe restituito Aya. Ma noi abbiamo chiamato la polizia e la polizia ci ha detto di non assecondare un criminale. Perciò, zia Sky, non abbiamo impedito queste nozze. E tu hai vissuto la tua magica giornata, senza alcun dramma, senza alcuna tragedia. Mia madre ha rapito Aya. Già, la cara nonnina ha rapito la nostra sorellina. Ora la chiamo. Non ci posso credere, che cosa hai intenzione di fare? Sky, calmati. Non fa bene ai gemelli tutta quest'ansia. Cerchiamo di calmarci. In fondo, ragazze, avete avvisato la polizia, no? Se ne stanno occupando. Certo, certo, se ne sta occupando la polizia, assolutamente. Aya è in ottime mani, spero. Devo chiamare mia madre, ora. Mamma, ho letto la lettera. Dove sei? Sei su un volo aereo diretto in Corea. Cosa stai dicendo? Hai rapito Aya, mamma! Io non ne sapevo nulla. Davvero nulla, sono stata informata ora da Cherry e Daisy. Io di questa storia non ne sapevo nulla. Ma mi hai riattaccato! Mi hai riattaccato! Non ci posso credere! So io che cosa fare ora. Mi dispiace tanto, cugino. Davvero non volevo finisse così, ma almeno vi abbiamo rovinato solo il giorno dopo le nozze. Non potevamo tenerlo nascosto ancora, zia Sky. Scherzi, zia, avete fatto bene a dirlo a Sky. Sky doveva leggere quella lettera e sapere che cosa ha fatto sua madre. È orribile. Ma non riesco a capire perché sua madre ce l'ha tanto con la mia famiglia. Sulla lettera ha scritto che Sky si è messa nei guai con la mia famiglia. Che cosa significa?
Ma non badare alle parole di nonna Granny, quella è tutta svitata. Già, effettivamente neanch'io darei troppo peso alle sue parole. Mi preoccupa solo come la possa aver presa zia Sky questa notizia, perché non deve agitarsi, ricordiamoci che è incinta. Lo so, e gliene stanno capitando tante per colpa di sua madre. Tesoruccio, mie care nipoti, ho appena deciso dove andremo per il viaggio di nozze. Siete stati tutti così generosi al nostro matrimonio da regalarci un sacco di soldi per il nostro viaggio di nozze. Perciò ho deciso in questo momento la nostra meta. Zia Sky, l'hai presa meglio del previsto. Ottimo, ottimo. Pensare allo svago è ciò che ci vuole. Hai fatto bene. Dove andrete in viaggio di nozze? Dove andremo tutti noi? Andremo a Seul, in Corea. A Seul? A Seul, in Corea, zia Sky? Ma potete andare solo tu e Brian. Tu vuoi andare da nonna Granny? Esattamente. Voglio andare da mia madre e trovare Aya. Quanto sarà grande Seul! Riusciremo a trovarla, dai! Anche Aya aveva quest'idea di Seul, voleva ritrovare Miwa, sua madre. Ma ti assicuro che Seul è grande, sarà come cercare un ago in un pagliaio? No, Izzy, noi troveremo Aya. E questa volta dirò ciò che penso a mia madre. Prima mi ha sbattuto giù il telefono, non sono riuscita a parlarle. Voglio un confronto faccia a faccia con lei. Ebbene, prepariamo le valigie, si va a Seul. Sto diventando una piccola viaggiatrice, chi l'avrebbe mai detto? Easy, a Seul? Da nonna Granny? Ci metteremo nei guai solo io? Penso che sia una pessima, pessima idea, zia Sky. Devi stare tranquilla, sei incinta di due gemelli. Insomma, devi startene a casa, buona, a letto. Al massimo fare qualche passeggiata in giro per Parigi, goderti la vita da sposata. O scegliere un'altra destinazione per le nozze. Non Seul. E invece è lì che dobbiamo andare. A Seul. Alla ricerca di mia madre. E di Aya. Nonna Granny, stiamo arrivando. D'accordo, allora è deciso. No, che pessima idea. Easy, andiamo di là. Io e Easy andiamo a togliere la carta igienica. Vieni. La carta igienica? Me ne ero scordata. Aspettami, che poi è stata una tua pessima idea! Kai, sei sicura di voler andare in Corea per il viaggio di nozze? Insomma, non sei obbligata, se ne sta occupando la polizia. Non sentirti in obbligo. Lo so che ti senti in colpa per Aya, ma non è colpa tua. Non sei responsabile degli errori dei tuoi genitori. È vero, non lo sono, ma sono responsabile per averli protetti per tutto questo tempo. Liam ha ragione, ho sbagliato e probabilmente la mamma si è approfittata di me perché ero solo una bambina e non riuscivo a capire che cosa era giusto fare. Riuscivo solo a vedere che loro erano mamma e papà e qualsiasi cosa facessero io li difendevo perché erano mamma e papà. Ma ora sono cresciuta, ora sto avendo io i miei bambini e sto costruendo la mia famiglia. E non posso farla passare liscia a mia madre. Ha rapito mia nipote, Aya, ma stiamo scherzando. Io devo andare a Seul. Che mi piaccia o no, questo è ciò che devo fare, me lo sento. D'accordo, visto che tanto non riuscirò a farti cambiare idea, che ne dici di fare colazione? Sto morendo di fame. Easy, cerca di riflettere, non possiamo andare a Seul. Perché no? Paga tutto zia Sky, ci facciamo un bel viaggetto gratis. Quando mi ricapita di andare a Seul gratis, Charlie, è un gran bel posto, eh? Lo so, ma lì c'è nonna Granny. Non pensi sia pericoloso? Hai visto di che cosa è capace la nonna? Ha rapito Aya, è senza scrupoli nonostante sia della famiglia. Io penso che non si fermi davanti a niente e a nessuno. Ma certo, è ovvio, ma come ho già detto, Seul è grande. Quanta sfortuna vuoi che abbiamo per incontrare nonna Granny a Seul? È una città enorme, dai. Chissà perché, ma qualcosa mi fa pensare
che incontreremo proprio nonna Granny e magari anche Miwa. Non ci avete pensato? Seul è l'ultima città dove andare. Oh, la fai tragica, dai. E poi zia Sky ha deciso. Noi la secondiamo solamente. Non asseconderemo una pessima idea ed è per questo che parlerò con papà. Cosa? Tu vuoi convincere Liam ad impedire questo viaggio di nozze? No, Cherry, non se ne parla, non lo farai! Easy, è la cosa giusta da fare. In ogni caso, devo dirlo a papà, perché di certo non posso viaggiare fino a Seul senza che lui lo sappia. Eh beh, effettivamente questo è vero, ci serve il suo permesso. Ah, d'accordo, diciamolo a Liam. Ma ci sarò anch'io a parlare con lui. Io questo viaggio me lo voglio fare! E comunque, non ho nessuna intenzione di vedere nonna Granny. Non mi va e non voglio incontrarla. E se dovessi incontrarla, chiamerei la polizia! Non corriamo alcun rischio, Cherry! Siamo in buone mani! Easy, tu dici così solo perché vuoi un viaggio gratis! Ma io invece sono seriamente preoccupata! Non avevo capito quanto malvagia fosse nonna Granny. Certo che una cosa non capisco di quella lettera. Perché la mamma mi ha detto di stare attenta alla tua famiglia, praticamente? Non riesco a capire. Tuo padre è un uomo così meraviglioso, simpatico. Non riesco a capirlo neanch'io e... vorrei capirci qualcosa. Magari provo a parlarne con papà. Magari lui sa darmi una spiegazione. E se lui conoscesse i tuoi genitori? No, come potrebbe? Però sembra essere tutto collegato alla fine. In qualche modo tuo padre è legato alla New DC, insomma alla società fondata dai miei genitori. Beh, per via delle tue sorelle. Non ne abbiamo più parlato, ma Mary, Margaret, le figlie di Maggie e di tuo padre, pare che la New DC le stia cercando. La New DC è interessata al potere che potrebbero avere i gemelli. E se avessero fatto esperimenti su di loro, quando erano ancora nella pancia di Maggie? Io questo non lo so. Però ho capito una cosa, che in quella società fanno esperimenti assurdi. E a quanto pare, Maggie è stata vittima della New DC, perciò... E se in qualche modo la tua famiglia c'entrasse con la New DC? Non so spiegarmi come, ma Maggie di sicuro ne è legata. Questo è vero, Maggie è stata una delle vittime, me l'hai detto. Anche se stiamo pur sempre parlando della sua famiglia. Sì, la sua famiglia, pur non volendo, le ha fatto del male. Le hanno fatto un sacco di esperimenti e le hanno rovinato la vita. Ed ora lei non può neanche più rivedere le sue gemelle, le tue sorelle. Ma che cosa c'entra la tua famiglia con i miei genitori? Perché mia madre mi ha detto di stare praticamente... facendo un errore a legarmi alla tua famiglia. Questo non capisco. Non lo so. E se la mamma avesse usato la storia del papà come scusa per non venire qui? Che vuoi dire? Non lo so, forse è una stupidaggine, ma mi sembra tutto così strano. La mamma non è venuta al nostro matrimonio perché diceva di essere troppo depressa per aver scoperto che papà aveva due figlie e con Maggie. Ma se ci fosse dell'altro... Beh, è una cosa che dobbiamo scoprire, Brian. Nelle nostre famiglie ci sono fin troppi segreti ed ogni cosa sembra essere ricollegata alla New DC, la società fondata dai miei genitori. Io voglio capire che cosa c'è dietro a tutto questo e forse le risposte le troveremo proprio a Seul. Beh, Sky, io ti aiuterò. Puoi contare su di me. Grazie, tesoruccio. Anzi, maritino amorino.